Il 2 febbraio rappresenta un giorno molto importante nella storia della Chiesa. In questo giorno si ricorda e si celebra la presentazione al Tempio di Gesù. Una pagina che odora ancora molto di Natale, che abbiamo appena lasciato, una pagina che odora moltissimo di tempio, di incenso. Questo è il giorno della Candelora. Nel passato, oggi, venivano benedetti i ceri che poi sarebbero serviti per illuminare le chiese. Per questa ragione, da tempo, questa giornata è una giornata preziosa e cara a quanti hanno consacrato la loro vita al Signore, negli ordini religiosi. In questa giornata, così come Gesù viene presentato al Tempio, le persone che amano donare la propria vita, il proprio tempo, la propria affettività a Dio, ricordano questo episodio. E quest'anno questa festa è stata così importante nella storia della Chiesa. Quest'anno, giorno in cui il 2 febbraio cade di domenica, la presentazione al Tempio sostituisce la domenica. E, ripeto, una specie di appendice che ci permette di meditare, di ricordare, di vedere quella che è stata la conclusione qualche giorno fa, qualche settimana fa, del tempo natalizio. Quindi, alla fine del percorso, 8 giorni dopo la nascita di Gesù, così come previsto dal Levitico e dall'Esodo, la coppia di genitori porta Gesù al Tempio per essere circonciso. Questo segno anche un po' brutale, devo dire, di circoncisione, viene tolto un pezzo del prepuzio, dell'organo maschile. Era un gesto, beh, di igiene pubblica, sì, ma soprattutto un gesto che serviva a ricordare al popolo di Israele che ogni vita appartiene a Dio, ogni vita è dono di Dio, ogni vita deriva da Dio e a Dio va restituita. Il brano lo conosciamo molto bene, è molto bello, è molto poetico, è molto ricco di una ricchezza che ci emoziona, che ci commuove. Ci immaginiamo, Maria e Giuseppe, questa coppia di paesani che arrivano, dal nord, un po', come dire, non a proprio agio in questo grande tempio in fase di costruzione, che chiedono informazioni, che dicono da che parte si deve andare, portano con loro 2 tortore per il sacrificio. E in questa occasione incontrano un anziano del tempio, un vecchio che da tempo prestava servizio al tempio, che aveva visto tutta l'evoluzione dal 20 avanti Cristo, quando Erode il Grande, in maniera geniale, bisogna dire, aveva detto e deciso di ricostruire il grande tempio ormai abbandonato da 6 secoli. E quando vede Gesù, lo sappiamo, canta, riconosce, vede, esulta, immagina. E intorno a questa profezia di Simeone si chiude appunto il tempo natalizio. Beh, vedete, ci sono 3 temi di meditazione che mi aiutano molto in questa giornata. Il primo è questo, è molto semplice. Maria e Giuseppe obbediscono alla legge del Signore, cioè obbediscono a quelle che erano le prescrizioni di Israele, obbediscono alla legge. Noi diremmo fanno battezzare il figlio. Attenzione bene, perché è così straordinaria questa cosa? Perché potrebbero fare diversamente, perché ne hanno tutto il diritto, perché rispettano una legge data da quel Dio che tengono fra le braccia. Potrebbero dire di aver avuto un'esperienza religiosa particolare, innovativa, unica, straordinaria. Perché mai dovrebbero fare come tutti gli altri? Perché dovrebbero fare come fa ogni coppia ebrea, scusate, che porta il bambino a farsi circoncidere? Potrebbero sentirsi migliori, diversi, perché sono migliori, diversi. Potrebbero dire: ma no, ma la nostra è un percorso spirituale particolare. Invece obbediscono, portano a compimento, fanno questo gesto, potremmo dire, di tradizione popolare, di religiosità popolare, un gesto semplice eppure intenso in cui ci si richiama al fatto che ogni vita è di Dio.
A me piace molto questo perché essere obbedienti non va molto di moda oggi. Obbedire viene sempre un po' visto come una specie di assoggettarsi a qualcosa che non ci piace, fare cose che non ci piacciono. In realtà la parola obbedienza, sapete, obbedire deriva da ob audire, che in latino significa ascoltare da diritti, da in piedi. Osservano la legge, sì, ma la riempiono di contenuti. Osservano la legge, sì, ma non come quelli che per tradizione fanno una cosa, perché sennò poi si litiga in famiglia. Osservano la legge, ma la compiono, dice Luca, la adempiono, la portano a compimento. E guardate, questo è uno stile che poi Gesù vivrà durante tutta la sua vita. Gesù non è venuto ad abolire un iota, è lui che lo dice. Gesù non è venuto a cambiare, ma a portare a compimento, cioè la propria origine, e a superare quella che è la legge di Dio. Mi piace molto questo perché a volte succede quando noi cristiani, noi discepoli, facciamo un'esperienza di fede un po' particolare. Abbiamo fatto un pellegrinaggio, oppure che ne so, siamo andati, abbiamo fatto una bella esperienza in un santuario, o non lo so che, un ritiro, leggiamo il Kurtaz, ci sentiamo a volte un po' diversi, un po' migliori. Quando andiamo a messa domenica ci sentiamo un po' a disagio vicino alla vecchina che è lì a biascicare preghiere, oppure vicino a quelli del banco di dietro che passano il tempo a chiacchierare. Non lo diciamo, ma ci sentiamo intimamente un po' meglio, un po' diversi. E invece l'obbedienza ci dice che nella quotidianità, in una sana e santa tradizione, noi possiamo vivere la presenza di Dio, incontrare Dio veramente. A me stupisce questo, cioè a me stupisce il fatto che Gesù accetti di piegarsi a quella che era una consuetudine, una tradizione, senza battere ciglio. Come a dire che non dobbiamo fare percorsi alternativi, cercare qualcosa di diverso, non dobbiamo necessariamente buttare via il bambino pulito insieme all'acqua sporca. Certo, la religiosità popolare a volte va purificata perché è superstiziosa, perché non porta verso Dio in realtà, ma questo non significa certo non utilizzare gli strumenti che la Chiesa ci mette davanti: l'appartenenza a una comunità, i sacramenti, la vita di preghiera, la vita nuova in Cristo, eccetera, eccetera, eccetera. Secondo tema di meditazione breve è che siamo degli illuminati. Questa luce che vede attraverso gli occhi del cuore, quante persone hanno visto quella coppia, ma uno solo ha riconosciuto quel bambino, ed è Simeone, e ha visto in lui la luce. In questo tempo di tenebra forse dobbiamo recuperare di più questo aspetto dell'illuminazione interiore. Tutto ciò che viviamo, che è importante, lo possiamo leggere solo se abbiamo luce, e possiamo far luce solo se siamo accesi. Recuperiamo oggi, all'inizio di questo anno, in questo mese di gennaio, recuperiamo questa illuminazione interiore. Interessante che nei primi secoli, nel primo secolo, i cristiani venivano chiamati con molti nomi. Uno di questi nomi era gli illuminati, coloro che hanno trovato la luce. Infine, mi piace sempre commentare questa figura di Simeone. Simeone ci appare come una persona un po' stanca, un po' delusa, come a volte capita ad alcuni nostri anziani. È il simbolo davvero di un'umanità stanca, un po' ripiegata su se stessa, che non sa tanto da che parte volgersi. Eppure Simeone oggi incontra la presenza di Dio. Quando vede questo bambino, di colpo capisce che è lui che stava aspettando. E mi sono sempre interrogato quanto sarà durato quell'incontro, 2-3 minuti. E in quei 3 minuti Simeone di colpo illumina 70 anni della sua vita, 80 anni della sua vita. Ecco amici, l'augurio che vi faccio in questa festa della presentazione al Tempio, sapete qual è? Che il Signore doni a ciascuno di noi quei 2-3 minuti in cui vedere la luce profonda di Dio e dire: è valsa la pena vivere. Con questo augurio voglio davvero insieme a voi continuare questo anno che è iniziato nella meditazione della parola, chiedendo al Signore
che riconosco essere la mia luce, di aiutarmi come Simeone a riconoscerlo in tutto ciò che vivo. Buona domenica.